amici di calciomercato.com, ben ritrovati da Stefania Cattaneo con la nostra rubrica Gossip Girl. Zoe Cristofori continua a postare delle foto molto sexy e continua a raccogliere innumerevoli likes da parte dei suoi fan, ma lei è concentrata su Teo Hernandez, sulla sua dolce metà con la quale vuole provare nuove esperienze, ammette di voler restare in quella di Milano insieme a lui. E chi invece è volata da sola alle Canarie è Rionna Suleimani, la ex di Zemaili, che dice: con lui ho trascorso a Napoli il periodo più bello della nostra relazione, ma adesso ho voglia di esperienze nuove, di provarle. Ovviamente sono single, ma nel mio cuore sento che andrò ancora una volta a ritrovare un uomo, perché no, un napoletano. Ecco, una coppia innamoratissima è quella composta da Ginevra Sozzi e Matteo Politano. Lui aveva lasciato la moglie Silvia per lei, ebbene adesso loro sono insieme e lei ci tiene a postare una foto che lo ricorda, dicendo: "Stu cuore appartiene a te", in una foto di quest'estate dove sono abbracciati e innamoratissimi. Quindi chissà mai che i fiori d'arancio possano arrivare a breve nuovamente. E per una coppia che si consolida, un'altra si consolida come sempre anche dal punto di vista economico, che è quella composta da lei, Wanda Nara, che ci tiene a sottolineare il suo benessere sulla Cadillac del marito. Ha fatto una foto e Icardi ha messo il likes dicendo: io sono qui sulla tua auto e mi sento meglio, sto meglio". È ovviamente una macchina molto molto costosa. Giorgina Rodriguez invece ci tiene a sottolineare che per lei i soldi non sono tutto, è la salute, è la famiglia, motivo per cui ci tiene a occuparsi non solo di Cristiano, della loro figlia, ma anche dei figli che lui aveva precedentemente avuto da madre surrogata, trattandoli come suoi e curandoli senza l'aiuto di una babysitter. Lei ha ammesso a un giornale spagnolo che quando non c'è sono curati dalla sorella, come per esempio quando era stata occupata in Italia per Sanremo e per i vari impegni lavorativi, e che Cristiano è comunque molto presente insieme a lei. E soprattutto ha ammesso che era un brutto anatroccolo, cioè prima dice: "Non ero così bella, non avevo tanti amici, avevo pochi amici, si contavano su una punta di una mano, adesso sono diventata più bella, famosa e tutti mi vogliono stare con me, ma io mi ricordo di quelli che invece sono i miei valori e so anche che io e Cristiano siamo una coppia molto molto invidiata". Chi invece è molto molto criticato è Mario Ballotelli, che è entrato nel GF Beef per fare una sorpresa al fratello Enoch, in realtà si è trovato linciato dalle critiche per la brutta frase che ha detto nei confronti della sua ex Daiane Mello. Ecco, Francesca Barra, la giornalista, ci ha tenuto a sottolineare come le donne nella casa del Grande Fratello avrebbero dovuto farsi sentire, bisogna avere il coraggio di evitare simili frasi sessiste e denigratorie. Per il momento è tutto, noi ci aggiorniamo perché il gossip e il calciomercato, voi lo sapete, non dormono mai, quindi alla prossima, ciao!